Partito Democratico ha atteso la sentenza della Corte di Cassazione con un atteggiamento di grande serietà e privo di qualsiasi forma di speculazione politica. Oggi, dopo il verdetto di condanna, esprime il suo totale rispetto per la sentenza, per le motivazioni che ne sono correlate e per il rigore delle procedure seguite. La condanna di Silvio Berlusconi è ovviamente un atto di grande rilevanza e nel nostro ordinamento la condanna penale richiama una responsabilità individuale. Per quanto ci riguarda, questa sentenza non solo va come naturale rispettata, ma andrà eseguita e resa applicabile. E nel caso in cui ci fosse bisogno, a questo si uniformeranno i nostri gruppi parlamentari. Il Partito Democratico, proprio per il rispetto che si richiede verso la separazione dei poteri, chiede a tutte le forze politiche e al PDL in particolare, in un momento così delicato, di esprimere comportamenti rispettosi verso la magistratura, di non usare forzature di tipo istituzionale a seguito di una sentenza che muove dall'accertamento dei fatti e non da pregiudizi di qualsiasi tipo. Un atteggiamento di questo tipo, che noi verificheremo con grande attenzione, potrebbe determinare una verifica di quel rapporto tra azione giudiziaria e azione di governo e parlamentare che debbono tenersi distinte per il bene del Paese in una fase di crisi così drammatica.